Atteggiamenti astenici stilleriani sono gli atteggiamenti che hanno i ragazzi in età adolescenziale, quando cominciano a crescere, chiaramente che hanno quegli atteggiamenti classici proprio del completo rilascio della muscolatura delle spalle e del bacino. Classiche mani in tasca, atteggiamento col bacino retroverso, spalle completamente pulsate in avanti. Per fortuna molti chiaramente hanno il ventre piatto, però a lungo andare chiaramente questa mancanza di supporto può portare anche a un prolasso della parete addominale. Poi ci sono anche gli atteggiamenti lordosici con cifosi, quindi chiaramente una lordosi con compenso cifotico, che sono caratteristici sia dei bambini ma anche di un'età più avanzata. Poi c'è chiaramente la fascia delle persone chiaramente in età molto avanzata, che è quello chiaramente è un problema d'altra natura ovviamente. Però se ben allenate, anche le persone, tra parentesi, della terza età, benissimo possono supportare la propria schiena. Quindi è importante rinforzare i muscoli, come ho sempre detto, io la chiamo la terapia del movimento. Più stai dritto, più i tuoi muscoli sono avvitati, e chiaramente più sei forte e meno avrai problemi, perché chiaramente le articolazioni sono supportate dai muscoli. Allora, parlando velocemente di atteggiamenti in cifosi con le relative lordosi, vi faccio vedere che su un tavolino, questo mi riferisco a chi lo vuole fare anche a casa, perché altrimenti nelle palestre ci sono le fitball, quelle palle grandi grandi, addirittura si possono comprare, uno se la tiene anche a casa. Su un tavolino potete fare una bacchettina di legno, appoggiando il bacino in questa maniera, con le gambe sotto, in modo che il bacino è retroverso, puoi fare esercizi di compenso per la cifosi. Quindi ti appoggi, impugnatura larga, piano piano, sali e riappoggi. Quindi fai il movimento armonico, guardando avanti in basso, a impugnatura larga e poi anche a impugnatura stretta, sempre armonizzando per il movimento. Sali, riappoggi. Un campanello d'allarme per capire se tu hai una buona flessibilità è naturale, che quando tu tendi il braccio e non riesci a sollevarlo oltre questo piano orizzontale, vuol dire che hai le scapole abbastanza bloccate o hai l'atteggiamento cifotico. Quindi è importante cercare di sciogliere, di rendere flessibile l'articolazione delle scapole, sia a impugnatura larga, sia a impugnatura stretta. Con il bacino in questa maniera, con le ginocchia appoggiate sotto, il bacino sta retroverso, quindi quando alzi le braccia non hai compenso sui lombari, però lo puoi fare anche sul tappetino, mantenendo bene la posizione del bacino anteroverso, il dorso piatto, fissando bene l'addome, prendi aria, soffi e riappoggi. Importante è non fare l'esercizio stando appoggiato così, questo significa scaricare sulla schiena, non supportare con i muscoli paravertebrali, con i muscoli di supporto dei lombari e corretto addominale. Addome retratto, bacino anteroverso, lombari ben forti, stacchi, riappoggi. Stessa cosa e riappoggi. Ovviamente devi essere un po' già allenato in modo che così non scarichi sulle vertebre lombari. Poi esercizi di retropulsione con extra rotazione delle braccia e poi riappoggi. Soffi e riappoggi. Quindi questo serve per correggere quelli che noi chiamiamo esercizi per la sfera posteriore. A compenso della cifosi spesso c'è sempre una lordosi. Allora a seguire fai subito esercizi con il bacino retroverso, quindi le spine iliache, le SIAS si chiamano, le spine iliache anteriori superiori, devi prendere come riferimento, perché devono andare in basso e alzarsi poco poco i glutei. Quindi in modo che così il tratto lombare lo schiacci a terra, in modo che così le vertebre quasi per pressione come se si staccassero, io chiaramente esagero, però per darvi l'idea di quello che sto spiegando. Addirittura con le gambe alte, magari le appoggiate anche su un tavolino, su una sedia, prendi aria, cerchi di coordinare la spinta con la ispirazione, prendi aria, soffi, prendi aria, soffi. Addirittura anche con le gambe accavallate, alzando i glutei e schiacciando per i lombari a terra, quindi curando tutto ciò che schiaccia i lombari a terra. Quindi questo rapidamente, qualche esercizio l'ho spiegato per l'atteggiamento in cifosi e per il compenso sulla lordosi. Naturalmente io vi do dei consigli, però
seguire sempre un consiglio anche chiaramente da una persona che vi può vedere direttamente, perché io ve li spiego, ma tante volte qualcuno mi fa delle domande, sarebbe necessario vedervi e poi sempre uno screening da un medico che vi può dare i giusti consigli. Buon allenamento, attenzione, mi raccomando, postura sempre eretta e corretta. Ciao!